siamo tutte associazioni che diamo una mano alle fasce deboli, perché questi diventano avamposti di legalità, avamposti sociali, e si fa un buon lavoro insieme, in sinergia. Quindi questa è tutto un po' la storia, i miei figli, i ragazzi, Laura, Pino, Marco. Noi crediamo molto nella prevenzione, far capire ai bambini ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Potevo perdermi anche in un quartiere come questo perché ero uno scugnizzo, invece grazie al mio maestro che è stato per me un padre, io sono riuscito ad essere quello che sono. Ecco perché ci vogliono dei piloti, perché spesso lo scugnizzo, avendo questa precocità, questa fantasia mentale, può cadere anche in cattive acque. Ancora più ampia la difficoltà è quando devi far capire ai giovani, oltre diciamo i sacrifici dei risultati, ma i sacrifici nella vita, perché comunque un risultato non si raggiunge solo con i sacrifici in una palestra, ma bensì i sacrifici fatti a tavola con un'alimentazione, con l'educazione nella vita, rispettando ecco i maestri e le persone che ti circondano. Il progetto della palestra è fondato su due valori: uno, la famiglia in palestra, e l'altro difendere le fasce deboli. Vengono le mamme che fanno fitness e i bambini fanno judo, ma non judo specifico, gioco. Tant'è vero che quest'anno sono stato a Londra per far compagnia a Clemente e lì ho capito che anche i bambini dai 6 mesi ai 2 anni fanno il judo, però come fatto pedagogico, si chiama judo biberò. E gli inglesi pagano 185 sterline all'anno per una lezione a settimana. Invece io credo che lo farò gratuitamente per i bambini, proprio per quella questione che dicevi tu della prevenzione. Perché lo sport ti stanca, segui degli obiettivi che quindi non puoi, diciamo, se li segui veramente, realmente non puoi metterti a perdere tempo in mezzo alla strada, quindi a fare cavolate. Allora, ecco, quella è l'alternativa vera e propria. Perché prevenire è meglio che curare, costa molto di meno. Chi paga la quota sociale è soltanto una certa parte, il 70% non pagano, i diversamente abili non pagano, i ragazzi dell'area penale non pagano, gli immigrati non pagano e anche i non vedenti che vengono da Martuscello non pagano. La mia presenza qui non è data alla mia attività sportiva, perché comunque questa è una palestra che si pratica judo, io faccio pugilato, quindi a volte non capisco, però sono sposato con la figlia del maestro, ex campionessa Laura, e allora mi ci trovo anche con un legame affettivo. Però arrivano tante persone sapendo che io molte volte sto qui, che vogliono cominciare a praticare il pugilato, e quindi parlando col maestro Maddaloni abbiamo detto è giusto che oltre il judo si faccia anche il pugilato. E poi il maestro Maddaloni vuole cercare di mettere anche qualche altro sport, perché comunque il quartiere è grandissimo, Scampia, ed è giusto che tutti i bambini, tutti i giovani abbiano la possibilità di non fare solo judo, ma bensì provare tante discipline.